Il primo cinghiale è stato abbattuto qui, ci sono ancora le tracce di sangue, nei pressi dell'ingresso del Parco Comunale della Libertà, gli altri due poco lontano. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio. All'interno dell'area verde poche persone, faceva molto freddo da quanto si è preso due mamme e due bambini che il gestore del bar ha prontamente fatto entrare all'interno del locale, in quel frangente il posto più sicuro. Quindi la telefonata ai vigili urbani che hanno subito avvertito il sele controllore, un professionista formato ad hoc che svolge il servizio a titolo gratuito, il quale ha abbattuto gli animali. La vicenda ha scatenato commenti e prese di posizione e ci si chiede: si poteva operare in modo diverso? Così il comandante dei vigili urbani, Nicolino Casale. Arrivato sul posto, il sele controllore ha trovato tre cinghiali all'ingresso del parco. Giustamente, si è guardato intorno, ha visto che comunque non c'era nessuno, ha abbattuto il primo cinghiale vicino al cancello, poi ha inseguito gli altri due e a circa 100-150 metri dal cancello ha abbattuto anche gli altri due cinghiali. Era anacronistico pensare di far uscire gli occupanti del parco dal cancello laddove stazionavano i cinghiali. Giustamente il gestore li ha fatto entrare nel bar, che era il luogo più sicuro e inattaccabile dagli animali. C'è un protocollo ben preciso, comandante. Che cosa dice questo protocollo quando accadono situazioni simili? Allora, quando accadono situazioni simili, il protocollo prevede l'abbattimento degli animali, quindi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma il protocollo prevede questo. Quindi noi ci atteniamo a quelle che sono le norme. Ma come sono entrati i cinghiali nel parco? In alcuni punti della recinzione la rete è aperta e danneggiata. Il comandante inoltre ha anche ricordato che il fenomeno cinghiali abbattuti a Montesilvano non è nuovo. Chi deve fare questo lavoro lo farà e sono certo, perché ieri mi sono sentito col dirigente del settore, che tra ieri e oggi avrebbero certamente sistemato questa falla. Un'ultima cosa, comandante. Negli ultimi 2 anni, mi diceva fuori intervista, voi siete già intervenuti quante volte? Abbiamo abbattuto almeno 28 cinghiali. Quindi è un fenomeno purtroppo ricorrente nel territorio. Sì, è un fenomeno molto molto ricorrente, ma io vi posso dire che arrivano sollecitazioni da cittadini, addirittura cittadini che hanno scritto in prefettura e con solleciti anche della prefettura sulla nostra attività in merito. Non tutti però pensano che l'abbattimento degli animali sia stata la soluzione migliore. Sentiamo Filomena Ricci del WWF. Ci appare di una barbarie eccessiva, un gesto violento, quello di uccidere un animale in un parco pubblico davanti agli occhi dei bambini che hanno assistito a questa azione lasciando un essere vivente in una pozza di sangue. Non è così che si affronta la convivenza con la fauna selvatica, soprattutto non si risolvono i veri problemi che attraggono gli animali, i cinghiali, ma anche tutta l'altra fauna nelle città, cioè quello di lasciare incustodite le fonti trofiche o peggio di non avere una corretta gestione dei rifiuti, che è quella che principalmente attrae i cinghiali dentro le nostre città.